se un treno parte perché mi devo provare. Sono andata in spiaggia, mi devo provare, perché ci aspetta il pranzo, quindi rimandiamo prima di qua. L'argomento di oggi, anche se il nome è abbastanza antisonante, non è altro che la ricerca, vista dalla canestra moderna, di una situazione di gioco che ci dia la possibilità di a allenare i giocatori. Perché vi dico questo? Perché la palestra odierna, al di là del picchiaduro, che è diventata l'arma principale, è diventata abbastanza una palestra per dire, nel senso, quasi tutte le squadre giocano delle situazioni ben determinate. Da più istruttore del settore giovanile, a avere all'interno delle mie squadre una situazione che sia anche allenata per i giocatori. Nel senso, non iniziare soprattutto in prestazione con dei giochi prestabiliti che facciano tutti, perché alla fine il doppio pitagorato, situazione di box, situazione di uscita dei blocchi, di doppia uscita, ma avere una situazione dove i giocatori devono pensare e devono giocare per fondamentale. Una volta questo si chiamava passing game, poi motion offense, poi è diventata tendenza, poi è diventata triangolo, poi è diventata... E mi è sempre piaciuto, anche per la giornata, cercare di rubare con l'occhio e di studiare determinate situazioni nuove. Anche perché se tu hai all'interno una situazione sistema di gioco, parlo di palestra professionistica, ma anche di palestra a tutti i livelli. Una situazione tra virgolette libera di ti consente di poter allenare la difesa, ti consente di poter correggere gli errori sulla spaziatura, il tempo, l'esecuzione di gioco, ma soprattutto ti consente di lavorare per il professionista, molto di più la difesa schierata, perché succede a tutti che quando tu alleni durante la settimana, che è la base di tutto, alleni la tua squadra e loro sanno già che la chiamata risponde determinato gesto, è chiaro che si va non più sulla lettura, ma si va sulle situazioni già prestabilite. Mi è sempre piaciuto avere all'interno di un gioco che potesse essere facilmente strutturabile sia con una difesa schierata, sia dalla fase ferma, ma soprattutto con la palestra moderna, dove ci sono pochi giocatori interni in grado di fare la differenza. Anzi, se voi avete visto la finale ieri, non ce ne sono. L'ha fatta la Val perché è un atleta di ruolo, di taglio, di salto. Ma non si vede più finché c'è stata la Venus, giocatori a cui appoggiare la palla dentro che condizionano l'attacco dalla palla dentro. E questo succede non solo da questa parte dell'oceano, succede dappertutto. Quindi è molto difficile trovare giocatori che magari abbiamo, perché avere un giocatore che sa che quando la palla viene in posto consente all'attacco sfruttare già un vantaggio è una grandissima fortuna, ma è quasi impossibile trovare, anzi, nella palestra moderna vediamo più esterni che vanno a giocare sulla palestra. Quindi avere una struttura dove, e voi l'avete visto dalla finale di ieri alla finale di Eurolega a ieri, ormai si gioca con 4 piccolissimi, alle volte con 5 piccolissimi. In cui poter sistemare i giocatori per creare un vantaggio a te, quindi di spazio pure di tempo, e uno svantaggio alla difesa, che fa fatica a cambiarsi. Capirete che Walter ve l'ha detto, e ve l'ha detto anche prima, la pallacanestro di oggi, rispetto alla pallacanestro di 20 anni fa, e soprattutto Scarpi,
Poi ci sono dei mezzi che ti permettono di preparare sull'avversario con tempo normale. Se pensate che io ho iniziato all'inizio dell'anno 40, fine anno 80, a fare l'assistente e ci si mandava le cassette con la posta, e molto spesso mi arrivavano, io ero l'assistente, dovevo preparare i montaggi, i VHS, i calci di terza categoria, per non dire che mi arrivava anche qualche uomo, anziché le partite della squadra che dovevo trovare, oppure ti arrivavano a venerdì. Oggi, già la domenica sera, sul sito della Lega, comunque c'è mai tutte le partite. Capirete, lavorando sulla tattica, quanto questo non ha bisogno. Quando questo abbia, quando lo influisca sul gioco. Infatti, un genio mi ha detto, in base alle caratteristiche degli avversari, noi facciamo show. Walter mi ha detto, io sono le attrezzate, imposto la zona in base a quello che gli avversari fanno. Avere una situazione che porti i giocatori fuori dalla loro comfort zone, cosa significa? Oggi abbiamo solo specialisti. È una pallacanestro di specialisti. Lasciamo stare Sassi, che può piacere o non piacere, però ci ha insegnato che anche senza un sistema, che poi è un sistema, caso organizzato, ma è un sistema, con quel talento ha vinto tutto. Ma la pallacanestro che noi siamo stati educati, è la pallacanestro che ha giocato altre squadre, avere al tuo interno qualcosa che porti i giocatori fuori dalla loro comfort zone, soprattutto i giovani di oggi, arrivano e dicono, io so fare questo, a me va bene che tu fai questo, e io ti ho preso perché fai. Ma se impari a fare A e io ti insegno a fare anche B, ne guadagni tu e ne guadagni io. Perché le altre squadre poi ti vogliono togliere A. E quindi questa è una cosa a cui ho sempre creduto. E vi garantisco che sarà quando ho giocato con concetti di Princeton, sarà quando ho giocato alla fine dell'anno, allenandomi in questa zona, chiamando quello che sono chiamato il gioco giro o pollice. I giocatori, quando arrivi nelle situazioni di stanchezza, quando arrivi che fai i playoff e giochi con gli avversari, sai anche quanti peli ha sulle gambe l'avversario. Avere una situazione di lettura e non codificata è un vantaggio per noi. E i giocatori amano, anche quelli che all'inizio sono usati, amano, perché la prima regola è che c'è la sicurezza. Quando tu fai un accordo con un giocatore, che si tratta di un accordo, noi vogliamo vendere qualcosa al giocatore, il giocatore deve comprare quello che se io nell'accordo inserisco, io voglio che tu finisci l'anno e ci mettiamo d'accordo su cose, che in difesa fai questo di più, in attacco c'hai un movimento di più. Questo è vendere quello che possiamo, al di là delle vittorie, delle sconfitte. Poi l'ufficio la porta con quindi, questo che andremo a vedere, è chiaro che a me venga l'idea, e ve lo dico già adesso, quando molti dicono che la mia difesa, questo è il mio attacco, non c'è niente di mio. La più grande fortuna che abbiamo qui di vivere in questi tempi era quello l'ufficio del tempo, quando abbiamo iniziato io e Eugenio, e Walter, perché è giovane, ma lui ha giocato tanto. Giravano le dispense. La cosa bella era che io parlavo con lui e mi confrontavo con lui. Oggi tu vai su internet, però hai la possibilità di vedere migliaia di partite, che può essere un bene per chi lo fa per come lavoro e un male per chi non ha la maturità e la coscienza di saper scegliere le cose. Perché poi si prende tutto e tu devi sparare di o di cintura che fanno i giochi della rete. Ora, questo che vedete non è assolutamente mio. Io non lo parlo, mi piace fare i giochi, mi piace comprare i libri, mi piace perché è la mia passione. Un allenatore americano che ha allenato i Sacramento Kings, che ha allenato i Houston Rockets, che ha allenato i Portland Trailblazers, a un certo periodo della sua carriera ha avuto la fortuna di avere un sapore della barra
esempio, cioè, mettiamo una partita, perdiamo una partita, c'è un altro lì. Questa è la qualità della parola che sono. Aveva come assistente Bill Carey. Bill Carey è quello che ha insegnato il primo Princeton, una persona di 80 anni. Solo che in quella squadra lì avevo Chris Webber e Larry Nichols, che erano due giocatori che avevano la predisposizione a giocare esterno, ok, anziché giocare interno, e grandi possibilità di passare. Oggi avevo un lungo che sa passare la palla e un'arma incredibile. Come avevo un lungo, avete visto i tanti che ha fatto la Rinkovic, perché su un piccherone lui muove, apre un giro su un piccherone. Abbiamo assistito a una finale studente, come tutte e due le squadre hanno fatto raddoppi sulla palla. Fino a un anno fa, due anni fa, ci dicevano che la doppia sulla palla era la cosa più terribile che ci fosse. Ma perché questo? Perché talmente è la qualità del palleggiatore che l'unica cosa è togliergli la palla e disegnare con quello che esce. Quindi avere un uomo che può fare un blocco e tu vai per la doppia e si apre qui il tirare, voi capite che, come ha detto Jack, devi fare delle scelte di rotazione che sono la giusta. Ecco. Nella mia carriera ho avuto pochi giocatori bravi a giocare vicino alla difesa e soprattutto mi accorgo che è difficile ricordare perché quelli nuovi non riesce a meno. E allora cerco sempre di studiare, di migliorare e di arrivare a una soluzione. Inizio la preparazione, a me piace, al di là delle letture su Piccarol, cosa facciamo quando c'è Piccarol, sul fondo, quando facciamo quando la coppia, che sono cose che tutte le facciamo. Cosa facciamo quando la palla dentro, cosa facciamo? A me piace iniziare già il primo giorno a mettere con qualcosa che per la prima parte dia la possibilità di giocare assieme, ma a me di capire quello che voglio migliorare. E a loro di pensare a giocare. Pensare a giocare, cioè non uno che fa la palla, capire qual è lo spazio, capire qual è il ritmo del gioco, capire cosa può fare, può fare quello che può fare. Questa è la base. Da qui come l'offense, non è altro che riesci con gli anni di una palla senza palla di difficile. Ok, allora, non è altro che questa situazione, qua la vedremo, una conduzione laterale della palla, vieni, vieni qua, ok, tu prendi l'aria, tu prendi l'aria, prendi il ferro, ok, vieni qui. Questa cosa è carina. Questa è una situazione normale di sviluppo nel contropiede. Okay? Ai tempi miei era un proprio tenere la palla laterale sullo sviluppo. Oggi è molto difficile poter tenere la palla centrale. Perché? Perché tenere la palla centrale per nessuno comprime determinati spazi e non permette ai lunghi di giocare a posizione di esterno. Quindi si preferisce tenere la palla laterale e prendere la palla. Allora, da questo sviluppo, se io non riesco a giocare situazioni di questo tipo, cioè di contropiede primario, o situazioni dove la palla va in alto e dobbiamo già abbattere sulla rotazione, no, abbattere sulla organizzazione, che ha questa la prima cosa. Abbattere, scegliere, poi parte, ritorno, con la palla, bravo. Oppure butti la palla lì. Si gioca alto, basta. O una situazione come dicono in America di Greg, cioè ti piccherò sulla palla, dove si fa di più, che blocca il 5 o che blocca il 4, saranno un po' diversi. Lui rotola, lui poppa, quindi se blocca lui, devi tagliare, perché abbiamo esterno. E lui rimane a lavorare, lui prende la differenza, se ti interessa questa qui, torna, ritorna. Tu sei sotto la terra, perché tu hai corso, tu hai percorso. Sei secondo me. La palla è laterale. Ok, arriva così. E per me che tiene il pallone, va a buttare. E c'è questo blocco. Allora, adesso, nel momento in cui blocca, lui rola, tu rimani e sali. Tu sali, sali, sali. E tu dai l'aria. Ok? Queste sono tutte le situazioni che tutte le squadre hanno. Va bene? Ma da questo punto, come è preso il ferro? Come? Non ho la palla. Adesso, una situazione che mi consenta, senza chiamare la transizione, senza chiamare, noi di solito chiamiamo chi, ma non
non ci interessa la disposizione. Per noi è immediato, se lui lo prende la palla al ferro, farà subito un movimento L, cosa è maschio? Maschio da L o pesce. La L è no ferro, no spazio, come? E qui entriamo già nel gioco, ok? Fai questo movimento, qui stai dietro la linea della palla, questa la palla veramente. Vediamo che siamo all'interno, vai, tu sei più alto, perché la palla è entrata, fai la L sempre, questa palla lì, puoi già giocare per dicembre, ok? Se la palla invece no, non c'è niente, ora, lontano dalla palla, dall'altro palla, c'è la tua. Qui abbiamo scambio, tu vai interno e vieni esterno, non blocco, perché? Perché con la palla destra con questa situazione di blocco mi cambia e non è quello che vogliamo. Qui c'è la situazione di scambio, lui viene qui, dentro la prima parte del tiro, guarda la palla, tu vieni là, molto là, e devi salire su questa prosecuzione del punto, per esempio, devi essere in linea con il punto. Non centrale, perché togli spazio, ma sulla costruzione del ponte, qui, là, in questa costruzione, poi nel ponte. Ora, salta un momento di più, prima situazione, tu stai di fronte, passa a fare. Qui siamo già nel ponte del ponte. Ora, da questa situazione, da questa situazione, il primo obiettivo è quello di dire, ora, un difensore, un pochettino tu, vieni dentro. È chiaro che lui deve lavorare, ha fatto la L, fermo, ha fatto un passo per tenere, tieni. Con un perno ad aprire, con un perno ad aprire, quindi il perno è sempre dietro, verso la metà campo. Ma che c'è per questo problema? Quando apri la palla, quando c'è la palla, devi guardare il ferro, non devi guardare né l'uomo né l'uomo. Se tu guardi il ferro, guarda il ferro, vedi? Sì, perché se vedi, se guardi in canestro e vedi anche l'uomo, tu non devi guardare, devi vedere. E tu, se lui è bravissimo, perché pesa 50 kg di più e lo anticipa e riesce, tu devi giocare, gira la strada, giocare per te e tu vieni a rimpiazzare e tu vai a punto e giochiamo con l'altro mondo. Hai capito? Immediatamente, sempre con il metodo del ritorniamo. Ritorno. Parli da capo, tu non sarai mai da capo. Sei già lì. Possiamo iniziare sempre a dire di passare. Tu sei a terra. Ok? Adesso tu prova a giocare di anticipare. Vero, tutta la palla, pure in anima. Non lo so, adesso io la devi prendere, devi stare su. Se la prendi qui devi andare a tirare. Se la prendi qui devi andare a ricevere questa palla, ok? Ricevi la palla qui, tieno, apri il perno, stop! Ok. Nel momento in cui lui apre il perno, guardando il ferro, qui c'è tanto lavoro, perché i lunghi tendono a guardare un lato solo e a giocare in questo modo. Invece bisogna giocare ad aprire e a guardare. Qui avviene il mondo, l'estissimo. Per giocare 3 contro 3 e 2 contro 2. Mai avere il lato dei due che permette ai difensori di occupare la palla. Nel momento in cui lui riceve la palla, nel momento in cui lui riceve la palla, tu vieni a giocare un po' con il gioco qua, tu sei sempre lì. Vieni a giocare un po' con il gioco di sono stesso con la palla di stato. E tu giochi per me. È chiaro che se cambia lo spazio, tu sei solo di un sono tutte cose che vediamo dopo e qui sono qui dentro e tu giochi la prima, quindi tu puoi giocare un lato su questo lato qui, se cade, se non resti qui, va bene? Tu dopo che hai passato la palla, devi portare l'altro. Due difensori qui per piacere, due difensori qui. Sei troppo esterno, devi stare completamente nel punto. Difendi la palla, è la palla qualsiasi difesa, vola la palla da dopo l'altro prima,
la palla che è passata, tu sei già preso. Tu non devi dare né le spalle a me, né le spalle a tutti. Quando tu prendi la palla a giocare per il ferro, e devi guardare il ferro, quando tu guardi il ferro, vedi 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Tu devi giocare contro il tuo uomo, non contro lui. E tu aspetti la situazione che succede più spesso di tutti è questa, che passa la palla, che salta la palla, fino ad andare a bloccare. Su questa situazione di corpo adesso c'è la palla, ma è qui che noi prepariamo i nostri giocatori a leggere qualsiasi situazione. Ora, guardate, se loro sono tutti a campo, esterno e esterno, viene a bloccare, c'è tutto a campo, la cosa migliore da due settimane fa, fintare il corpo italiano che sei solo, perché lì sta un membro l'arpello, e lì c'è un corpo c'è. Ok? La seconda cosa è, tu vai a capire lui che sarà già dentro, però lui proteggerà il ferro. Ok? Prima situazione tu sparerai anche lui, tira da qui. Seconda situazione, lui sarà qui. Sarà qui, sarà qui. O se lui l'ha stampato bene, e lui viene per i testi, ferma qui, fino a stare. E lui è dentro là. Oppure, se sono una gran palla di presa, vieni a bloccare, salta. Una palla di presa che lui sta da sopra, tu rinci una stretta, blocca questo modo di bomba, adesso tu vai a giocare per essere. Ci siete? Questo è un po' per cambio, viceversa, combinato. Se lui non viene a bloccare, e lui rimane sul blocco, rimane sul mio capo, lui viene a giocare, dai, fai un po' di questo, tu dai il segno, tu proprio ti fai un po' per passare il tuo qui è che fa un po' di sei già stato. Nel momento in cui lui sta lavorando, se di là non è successo niente, se di là non è successo niente, diventa questo. Attacca la rana con palletto, attacca la rana con palletto. Tu devi rollare e colpire, capisci? Tu continui a bloccare là. È un blocco largo, guarda, non è un blocco stretto, è un blocco largo, per rimanere la sua. Adesso guarda quanto spazio tu gli apri, si dà su questo lato, tu sei bene, e tu per fare tanto qui a lui, o ancora di più, se lui è seguito, e rolla, e gira, e il tuo uomo è tutto fuori, e hai una storia di più. Queste cose che se stiamo parlando di globale, la globale, si inizia a globale, ma tu puoi anche arrivare al tuo campo, esci dal blocco, e giocare questa situazione, no? Tu non esci dal blocco per andare a terra, tu esci dal blocco per stampare il tuo dentro e venire a ricevere la palla di là. Ok, vai, lui stampa, tu, e tu c'è. Uno, due, o tre. Questo è l'inizio del gioco, ritorniamo. Ritorniamo. Voi capite che si può giocare con un interno, si può giocare anche senza il giocatore interno. Chiaro? Dove si apre il campo? Seconda situazione. Non passa la palla, ma parecchio. Tu fai la tempo. Prendi la palla, ricevi la palla, passa la palla a lui, stop, e qui ti accanto, la palla è andata a lui, cosa fai? Cieco, cieco, ha detto, non così, il difensore sposta la cosa, si accanto la palla, ok? Bravo, e tu devi andare, se cambia, e lui avanti, non sei a terra, se lui va sotto, non fai altro che cambiare la palla di corpo, e lui si nasconde dietro a te. E voi fate quello che volete fare. Proviamo e cominciamo. Avete? Passa, passa, passa. Passa. Parale. Dai la palla, non tese. Ok? Ok, stop. Se decidi di giocare là, la devi sparare. O nel lato di là, la sparare in un campo. Ok? Se decidi di toccare questa parte qui, ok, o per il passato del corso, non per il passato del corso, oppure con questa situazione, e off, e è un piccolo, blocchi, vieni e inizia il blocco,
Quindi tagliamo dentro e passare la palla, perché dentro non è perché non so, ma se poi c'è una va, si è tolto, e vai, e allora, e va bene, domande sono qui, domande sono qui. Adesso, facciamo una situazione qui, passa la palla, corriamo, corriamo. E lui è anticipato, tu sei tu. Lui è anticipato, non riesce a fare scosta. Devi girare lo stato, già prima di andare, e tu immediatamente corri dentro, dalla palla. E iniziamo da lui. A te, se tu vedi che lui non guarda la palla, guarda te, finta il nome vai. Se tu vedi che guarda te, riccio, vai dentro e ritorna. Ricordate che questo blocco là, poi metteremo un prefisso. È un blocco, lo chiamano largo, cioè non è un blocco a stringere, è un blocco largo. Su questa situazione qui, vedete là, immagina che usi un piccolo, vai tu, che usi questo blocco, tu sei con un piede dentro, sei con un piede dentro, perché hai già giocato con lui, lui sta attaccando. Aspetta, nel momento che lui sta attaccando, il blocco è in questa situazione qui, ok? Perché? Perché il tuo uomo sarà costretto a guardare questa situazione. Chiaro che se qui abbiamo un grande volante e abbiamo uno che va, non facciamo stare fuori su te. E dopo questa situazione che è andata, lui ha un uomo al ferro e l'altro è impegnato. Se il suo uomo esce, se il suo uomo esce troppo preoccupato qui, lui ha il ferro. Se il suo uomo passa in mezzo, passa in mezzo. Cambia l'altro, non tocca ecco, e lui c'è un tiro aperto. Ci siete? Se lo segue forte, se lo segue forte, Riccioa, sta a parlare lì, esce qua, e c'è un tiro. E sono tutte le cure che noi alleniamo. Ci siamo adesso, proviamo l'inizio, inizia tutto. E tu sei anticipato. Ok? Ora, appena vedete che inizia qui, non avete scambiato, stretto là. Ok? Via! No, questo. Anticipato, rolli, non cedi, palla lui, no. Capito? E cominciamo. Via, via, su. Via, passato. Vai. Sì, non c'è. E lei, ma lì, vai! Non c'è. Giochi a guardare la nostra. Se noi giochiamo a guardare la nostra, la difesa si stacca e ci riempirà. L'hanno detto due grandi allenatori. La qualità della difesa è data dalla pressione sulla palla e dai giocatori che non marcano la palla. Più la difesa riempirà, più la difesa è buona. Quando noi alleniamo la difesa, noi ci mettiamo sotto il canestro. Se io alleno la difesa, la squadra rossa. Meno gente viene qua dentro, meno qualità di difesa. Più gente viene qui, più sono tranquillo, perché si difende 5 contro 4. Questo è il motivo per cui tutti gli attacchi non giocano solo sul lato forte, hanno situazioni che lavorano anche sul lato debole. Quindi, un gioco a 3 di là, un gioco a 2 di là, anticipato, dentro, blocco. Ok, via, andiamo su, via, sta, con te, non c'è, vai, ma la lista è giocata, è giocata, sto, adesso faccio io, adesso faccio io, ok? L'idea è questa, è tanto male, vengo io a posto e vedremo, vado, ricominciamo, sono decisioni là, dai la mano, quella che ci fa, proteggi. Non può dare, prendo il gioco, prendo la palla, fronteggio, tu devi andare a toccare, via il fatto, allora, come è passata il secondo me? Il blocco non è cieco, ma il blocco è con le spalle ferme, con le spalle ferme, ok? Oppure vengo a toccare subito questa situazione, ok? Blocco e giro me. Dovete, se la punti da un lato, fai una cosa, se la punti dall'altro lato, non vedete la palla,
andiamo a cantare, comincia, via. Sai, non c'è, pensa, palla, palla, via, via, va bene, blocco, blocco, se vuoi l'aria, blocco, se vuoi l'aria, blocco, adesso andiamo a sentire, comincia. Vogliamo arrivare al ritmo per quell'altro, ok? Al ritmo per quell'altro, quindi passare, palla, taglia, anticipare, gira, devi fare la palla, la palla arriva subito, cacca, ci viene il ritmo, adesso zitto, nel momento in cui tu vieni a giocare la palla, in questo momento che devi fare il ritmo, ci siamo e tu tagliamo. Quel poco largo, e diamo la palla a lui che esce, tira, ma la fai in più. Va bene, andiamo. Ok, corre. Sala. Via. Vieni. Passata. Vai. Buono. Sala. Ok, stop. Vedete una cosa? Si chiama passing game. Come passare sul piede? Ogni passaggio sul piede. Se tu passi la palla sul piede, può tirare. Se tu fai il movimento di end-off, non è un segnale, è blocco. End-off devi cacciare sul cazzo. Guarda, ma vada a fare questo. Tu devi cacciare il blocco, cacciare il blocco, passa la palla, caccia il blocco, bravo, e poi passa, caccia il blocco, questo è la sua. Ok? Bene. Tu no, per il terreno, tu devi con il blocco, caccia il blocco, non passa la palla. Siamo? Andiamo, via, forza, lo stesso che ha messo, lo stesso che ha messo, lo parli, va a toccare, lo faccio la bocca, eccolo, buono, questo è il caso di questo di qua. Domande a me, domande a me, scuola, ok, adesso rispondiamo tutto l'iniziale, prima di tutto il palleggio, tu sei nato, sei sopra, sei sopra. La seconda entrata del gioco è questa, con la palla con la palla. Nel momento in cui la palla arriva, si può portare, questa è la nel momento in cui la palla arriva, viene ribaltata, devi giocare in questo spazio, immagina in questo spazio, ok? Nel momento in cui la palla non sta qui, la palla arriva, vai a guardare, sto fermo. Qui c'è questa situazione, e qui giochiamo a noi, giochiamo a noi come? O passato, e viene giocato con me dalle 7, va bene? E in questo momento poi vedremo, oppure, ritorno, palla, io lo blocco, lui va, e io vado, ok? Mi sento oppure, se qui abbiamo un giocatore alto, fisicato, palla, con la palla, vai per le 7, gira lo stato, va. Gira lo stato. Vieni più vicino, vai a spalla a destra, ok, spalla a destra, e giochiamo per darle a parola, ci siete? Questo è l'altro, il primo che taglia riesce a sempre, perché? Chi è che ha bloccato? Chi viene a bloccare? Vieni, il primo riesce a, quindi devi andare possibilmente portare via. Il secondo esce. Se torniamo da questo lato, non appena la palla viene da questo lato, sulla palla la prendiamo subito viene da via. Sali, cambia, e lui è regionale. Vai via. Vai perché non va a uscire. Va a uscire. Bravo. Attacca il ferro. Perché non va a uscire. Dentro e tu sali con la ci siamo, riproviamo. Nel momento in cui vediamo l'inizio, cosa abbiamo detto? Palla, fermo, tabernato, non la dai a lui, viene su di lui, passaggio qui, adesso, vai a toccare, tu sei tutto lo casco. Se non lo toccate a lui, esci, gira,
Quando lavoriamo con il nostro datore, noi insegniamo a tagliare,
No, dobbiamo dirgli che dobbiamo distruggere la spalla. Se lui è un buon difensore, salta la palla, quindi lo spingono ancora e andare dentro. Questa situazione qui, o aiuta lui, o aiuta l'altro. C'è sempre un canestro, taglia il ferro vai dall'altro lato, vieni a portare un blocco qui sul tuo dito. Appena qui stai l'altro blocco, fai un blocco sul tuo blocco festo. Se stai in alto, e adesso puoi giocare con lui su questo lato qua, oppure palla dentro, ok? Oppure giochiamo dall'altra parte, siamo qua su questo, lì in questo senso, e qui giochiamo di nuovo. Ci siamo? Ok? Andiamo, continuità, prendo questo qua, prendo questo lato qua, e andiamo, palla, e prima dello stretch e riscaldamento
situazione di aver passato un anno, fronteggia il canestro, quello che mi fa la L, inizia a essere detto, ma che cosa mi fa? Uno, due, palla, tempo, via, ogni tempo, finché lui non batte i piedi, finché lui non batte i piedi, non si arresta con il timore, deve solo con piccoli passi condizionare la difesa, cioè con piccoli passi tirare sul palo. Ok? Questo è il palo. Su tutte le situazioni, quanto la spalla? Ma è la nessuno. Mettevamo un assistente ad aggredire il passatore. L'assistente aveva via libera la palla sulle mani sotto. Ok? Per far proteggere la palla. Io non voglio perdermi a proteggere, ma voglio sempre che quando prendi la palla, attaccare. Seconda cosa, mettevamo un difensore su un difensore in angolo, un coach, e il coach dava la lettura, rimaneva sul blocco, rimane sul blocco, lui sa che la lettera è, tu devi non passare, tu devi stampare dalla presa, devi stampare dalla nessuna, le cose non passare, le cose il blocco con consigliere. 3-0, appoggi stretto. Giorno dopo, situazione liberale a metà campo, fuori gol, dentro. Cosmic, andiamo. Cosmic, l'ho provato spesso dopo. Due metà campo, 10 minuti. Palla, sfocare. Situazione invece di palla, perse, attaccare, sempre perso, vicino, per la palla, finiti, attacchi, ok? Sempre da prima, e in tutte le situazioni, quello che c'è il problema, però a uscire, ma attacca, prova, stop. Ogni pick and roll ha un ucciso, ogni pick and roll è uscire, e nella palla destra, moderna è devastante. Noi insistiamo molto su quello che è il passaggio della tasca, del bocca, cioè quando io attacco lui e il difensore esce, il passaggio deve essere questo, perché altrimenti c'è da fare, il passaggio deve essere tuo. E poi tutte le letture come l'allenatore, finito lo stretch, riscaldamento, 5 minuti, 7 minuti, o di 3 contro 3, o di 2 su 2, di quello che abbiamo posto. Ma guardate 5 piatti in campo. Quindi, situazione di passaggio, combinato, sala. Palla 1, 3 contro 3 sul lato, quello contro questo lato, ok? E da qui mettiamo, dunque la palla di cosa succede? Tu puoi tagliare, se vuoi dare un tiro, o fare un blocco, e lo sa. Lui taglia dentro, perché vede che ci sta toccando, taglia dentro, ma se fai spalla che cosa? Giochiamo la palla 1, cosa fa con la palla 1? Prima blocco, lui, ci fai su un blocco, poi lì ci sono tutti i blocchi. Questo è un blocco qui. Giochi a muoverti, se la tua difesa gioca chiuso all'angolo, sale, se la tua difesa chiuso la metà campo, scende, sale, ritorniamo. Ultima opzione, e questo lo chiamavamo tiro basso. Se noi il 4 è qui, ok? Sai, vieni. Se noi chiamavamo giro basso, da questa situazione andavamo su questo tipo di gioco ed è un gioco modificato da inserire più avanti ed è questo. Vediamo fare questo blocco, vedi la palla, dopo un blocco, vedi la palla, adesso tu sei in grado, il tiro basso è in grado. Attenti, blocco e tu giochi per andare a fare questo. Nel momento in cui tu adesso senti la palla, se ti interessa, la butti sull'altra parte, tutto quello che sta facendo la voce. Oppure, se vediamo che lì avete un vantaggio sulla canestra, e il tuo uomo è tanto dentro la posizione, vieni a giocare con la palla. Giochi con la palla, non è bello. Giochi con la palla, apri, e adesso è uno o due palle. Bene? Vogliamo un attimo, ce lo passo.
ma la nostra o troppo la palla dentro, non andiamo su questo lato e siamo proprio una cosa. Lui sale, lui si apre. Situazione di messa laterale, ma non è proprio. Stai qua. Fai la messa. La loro presenza in questo periodo dell'anno non è scontata e hanno dimostrato.
dimostrato grandissima sensibilità oltre che la posizione nei confronti che io non dimenticherò. Grazie. Thank you.
solo, alla fine c'è il fresco, chi vorrà venire, spero siano tanti, offerto appunto dal Lago, dal Bosco, che ci permette di stare assieme. E spero che venite tutti, anche perché lo paga mio padre, che oggi compie gli anni 76. Yeah.